Signori, magia, 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 squadra corse con questi.it, nostra sospensione la faremo diventare come questa. Disastro, mica non vedi una sospensione insieme a lei, piace. Allora, serve innanzitutto questa macchinetta qua. Senza questa macchinetta qui, io non ce la faccio neanche, ma nell'eventualità qualcuno potrebbe farsi venire l'ernia. A Milano si disse fa venire il cagot, perché devi spingere talmente tanto. Allora, bisogna innanzitutto posizionare la vostra sospensione all'interno del vostro attrezzuccio, regolate, magari bloccate anche in modo che non parte, di solito non mi parte, però a volte parte. Ricordatevi di mettere sempre perno, attenzione a fare le cose in casa, perché è sempre molto pericoloso. Comunque, cliccando sul clicchetto da panico, agendo sul martinetto pneumatico, comprimo l'ammortizzatore, le mie due orecchie mi tengono la molla e io posso agganciare la tenuta della molla primaria. A questo punto smollo il tutto piano. Ecco, come vedete avevamo un precarico comunque di un centimetro buono, cioè c'era del precarico, avevamo già regolato, quando siamo andati la prima volta a vedere sto mezzo qui, mamma mia, era una molla che la ballava dentro. Allora, ecco una cosa, quando ho iniziato a fare questo lavoro, ricordatevi che si fa sempre a step, cioè non esiste il mandrake, il dio in terra che arriva e fa tutto col cazzo. Devi sapere come va con la persona, non puoi fare le regolazioni da solo, perché su una sospensione professionale non è una minchiata, comunque bisogna lavorare con testa. Si parte per una via, dopo un po' che la persona sta utilizzando il mezzo, si ascoltano quello che la persona dice o eventualmente lo si va a vedere andare, e a quel punto si parte per uno step superiore. Questo è solo un secondo step, al quale sicuramente seguirà un terzo step. La differenza è quando vi avvicinate a quella che è la regolazione ottimale per voi, le modifiche diventano minimali anziché veramente importanti come in questo caso. Allora, non ho più l'età. Sarà sempre un mistero, perché avendo tolto il vostro copertino, chiaramente la molla può salire di qui e di conseguenza, quindi avete tolto, torniamo di qua, avete tolto la battuta della molla ed eccoci qua. Quindi ergas Extreme Tech lavora in ergo, bellissimo. Allora, trielina, acquaraggio, benzina, tutta la roba più sgrassante possibile, bel barattolotto di quelli che reggono, e via dentro il vostro pezzettino, e uno, poi togliete molla primaria e due. Basculante di battuta tra le due molle, per tenere solida le due molle, dentro anche lui, molla secondaria, dentro anche lei, e tocca. Regolazione di precarico, di solito nell'Extreme Tech, eccola qua, c'è una vetina, prendete un cacciavitino, la svitate, prendete comunque un bel calibrotto che era qua, ho perso il calibro, sì,
ragazzi, sono riuscito a perdere il carico. Uno dice oddio, l'abbiamo trovato. Comunque ne abbiamo un altro perché io perdo tutto. Allora, cosa fate? Per carico molla vi segnate quanta rete di precarico molla, 12 mm. Evitate, segnate su un fogliettino 12 mm. Ok, tutto da dentro. E poi andate a vedere un'altra regolazione importante. La regolazione del seggio 1. Dalle nostre prove andremo a portarla in posizione 4 e andremo a sostituire la molla. Questo è il vostro tampone, va come si muove male, sporco. Comunque questo tampone è un tampone di sicurezza. Cosa succede? Quando la sospensione sta per andare a fondo corsa, il tampone va a lavorare. Andando a lavorare garantisce che non vi sia mai una botta meccanica ferro contro ferro, ma permette di assorbire anche la botta da fondo corsa. Il tampone è molto importante, addirittura si può lavorare per andare ad avere un tampone più corto, ma che comunque salva, lo potete tagliare con un taglierino, cioè si può andare a togliere 5 mm, 10 mm, 15 mm, cercate sempre di lasciare comunque almeno 15 mm di tampone, secondo me anche 20 non è male. Io comunque i tamponi su un utility, o comunque su un utente gastronomico, li lascio sempre tutti perché è una cosa importante. Quindi anche questa andiamo a pucciare nella nostra mistura e poi col pennellino cominciamo a lavorare per pulire il tutto. Eccoci qua. Non vi facciamo vedere tutto, se no vi facciamo vedere la piccola, ma queste sono le operazioni che dovete fare per sistemare una sospensione. Ovviamente, signori, questo è cosa dovete fare. Nella realtà poi la problematica è nel centrare le regolazioni, ma questo si può fare solo sul mezzo e lo potete fare solo voi. Cioè, bisogna vedervi andare e a quel punto, modifica per modifica, si arriva ad ottimizzare una sospensione professionale di alta gamma per voi, per la vostra guida e per il vostro quadriciclo. Ma non è possibile assolutamente farlo a freddo, non è possibile farlo senza vedervi guidare. Ricordatevelo questo, non esistono gli dèi calati in terra. E se non si sa come guida una persona, ogni regolazione è alquanto folcloristica. Certo, una base è importante, ma quando si parla di ottimizzare veramente una sospensione sul mezzo, bisogna vedere guidare la persona. Se ciò non è, la regolazione è quanto mai, definiamola, folcloristica. Signori, da Fero, da corsacodisti.it, facciamo come quelle le cose di cucina. Alla fine rimontata, questo sarà il risultato che otterrete. Per i prossimi step vedremo se il precarico, l'utilizzo di queste molle è stato eccessivo, se bisogna andare a variare degli ulteriori chili, delle ulteriori regolazioni idrauliche rispetto a quanto fatto su questo. Signori da Fero, corsacodisti.it, sempre a vostra disposizione se per caso ne abbiate bisogno. Un grande saluto!